2023, ci troviamo nel padiglione 6 dove si sta svolgendo il campionato italiano a squadre di panettone con l'Accademia dei Maestri del Lievito Madre che partecipa per l'Italia e siamo qui con il capo squadra che è anche il presidente dell'associazione, Claudio Gatti. Claudio, un gran piacere riaverti qui ai microfoni di Oreca TV. È un grande piacere mio che siete arrivati qualche minuto prima della mia presentazione, quindi sono sicuro che l'amico che sei mi porterai tanta fortuna. Ecco, diciamo che io sono assolutamente certo che la vostra bravura, diciamo di tutto il team, tu, Anello Di Capro e tutti coloro che hanno partecipato con un grandissimo sforzo in questi giorni, voi avete continuamente lavorato e operato per 20 ore al giorno. Sì, abbiamo fatto veramente il massimo che si poteva fare a livello fisico, a livello anche mentale, penso. Però siamo felicissimi, abbiamo avuto i panettoni da portare in gara proprio come li avremmo voluti all'inizio del primo allenamento. Siamo felicissimi, ce la giochiamo, vincere o perdere, ma siamo soddisfatti di quello che abbiamo creato. Mentre tu parlavi abbiamo inquadrato quello che è il panettone che presenterete ora alla giuria e non posso che andare a augurare a te e a tutto il team della squadra italiana di vincere in questo concorso che per voi vale davvero tanto. Sì, vale veramente tanto perché abbiamo messo tanto in campo. Non abbiamo mai mollato la guardia e per noi sarà una grande soddisfazione se riusciamo a vincere questo mondiale, ma non solo per noi, ma per tutta l'Accademia, tutti gli amici e per tutta l'Italia. E anche la categoria dei pasticceri lievitisti e panificatori, tutto quello che ama il lievito madre. Ho sentito nel frattempo chiamare il tuo nome, mi sa che è giunto il tuo turno, grazie per il contributo Claudio e incrociamo le dita, io lo sto facendo con la mano dietro la schiena nel frattempo, in bocca al lupo. Grazie.